Ma non so proprio dove cazzo andare. Ma non riesco a parlare nemmeno. Hola a todos, io sono Cronox, ben ritrovati nel mio canale. Oggi giocheremo ad un indie horror spaventoso dal nome Dungeon Nightmares. Questo gioco consiste nel sopravvivere 7 notti, ma per sopravvivere, se non sbaglio, bisogna trovare un foglio e poi trovare l'uscita. Non ne so molto al riguardo, quindi andiamo nel menu e immergiamoci nell'avventura. Eccoci nel menu, ragazzi, è un menu davvero molto gioioso. Cioè, guardate un po' lo scenario. La musica in sottofondo, poi chiamiamola musica, sono... Guardate un po'. Questo rumore di acqua che cade. Orrendo in poche parole questo menu. Andiamo subito a giocare prima che mi passi la voglia e esco immediatamente. Eccoci nel gioco. Io odio a morte questi tipi di scenario. Sono davvero orrendi. Mio Dio. Non si vede un cazzo di niente, quindi bisogna camminare puramente a caso. Mamma mia. MA. Mappa molto utile, devo dire, non si capisce un cazzo. Con C? Cosa succede con C? Ah. Bene, ho sprecato la candela. Madonna. È spaventoso, sto... No. No. Ecco, lo sapevo, io me lo sentivo. Se vedete una tubatura automaticamente vi dovete preoccupare. Ne ero proprio sicuro. E vi assicuro che non ci ho mai giocato a sto gioco. Che è successo? Perché è successa quella cosa? Iniziamo proprio malissimo. Non vedo un cazzo di niente. No! Oddio! Cazzarola, no! Ma siamo solo all'inizio e mi sto cagando letteralmente addosso! Mio Dio! Cazzo, com'è pesante sto gioco, forse è peggio di Boogeyman. Che accidenti è quel coso? Ma quindi... Non ho capito, bisogna prendere dei lingotti? No. La direzione è sbagliata, quella. Però, meglio accendere la luce. Non si vede una beata cippa di minchia. Sì, andiamo di qua. Apriamo. Mi allontano. Che è meglio. Cioè, vi do questo consiglio: quando aprite una porta, allontanatevi immediatamente perché potrebbe succedere qualcosa di orrendo. Cos'è qua a terra? Un altro. Che cos'è? Madonna, questi messaggi non mi piacciono proprio. Apriamo anche questo. Ok, dobbiamo trovare l'uscita. Quindi dobbiamo trovare gli artifact per poi potercene andare. Ma trovare l'uscita in questo posto è come trovare un ago in un pagliaio. Quindi siamo messi malissimo. Andiamo di qua. No! Madonna, di nuovo! No, io non ce la faccio. Può darsi che non riuscirò a finirlo questo episodio. Morirò. Madonna santa. Chi sei tu? Cazzarola. Meno male che ti ho visto subito. Se no mi facevi cagare addosso anche tu. Ok, un cazzo di niente. Bastardo di uno scheletro. Ma qua sta succedendo. Sta succedendo di tutto. Ok. Ora vedo. Ok, di qua allora non c'è l'uscita per mia sfortuna. Madonna, di nuovo! Ma che palle! Sto sudando, cioè fa un freddo cane, ma io sto sudando per colpa di questo gioco. Tubature, quindi dobbiamo fare attenzione. Ecco, era proprio basilare. Qua cosa c'è? Madonna! È la terza volta che mi fa cagare addosso quel coso.
Oddio. Sento qualcosa di bruttissimo. Vado a destra perché veniva da sinistra quella voce. Permesso. Posso passare senza essere stuprato? Ecco le tubature, quindi devo fare attenzione. Dai, fai il fumo. Non lo fa? Ok, passiamo allora. Ti ho visto, bastardo. Tu mi fai qualche scherzetto, ne sono sicuro. Ora cadi all'improvviso. Cosa? Si è mosso. Mica stava in questa posizione prima. Meglio se ce ne andiamo immediatamente. Ciao. Si può chiudere? Ecco, perfetto. Ma non so proprio dove cazzo. Ma non riesco a parlare nemmeno. Non ce la posso fare. Ancora lui. Madonna, c'è ora. Mi sono spaventato, per favore. Datemi un attimo di tregua. Non ce la faccio più. Dove cazzo è st'uscita di merda? Non riesco a reggere più. Oh cazzo. Oh cazzo. Il messaggio diceva che sarebbe finita qua. Quindi morirò ora? Io non vedo un cazzo di niente, purtroppo. Vedo lei però. Vedo lei e me ne vado. Non lo so dove devo andare. Aiutatemi. Non vedo niente, io sto correndo. Sono... Oddio, perché mi cammina così? Ok, proviamo qua. Io... No! 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 Non proviamo. Ce ne andiamo. Ho quasi visitato tutto il luogo qua. Non so come definire. Eccola! L'uscita, l'uscita. Andiamocene. Non ce la faccio più, me ne voglio andare. Ah, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Cioè, solo la prima notte è stata una cosa orribile. Io non voglio andare oltre. Ditemi che c'è un salvataggio, un qualcosa, e magari continuiamo la prossima volta perché non ce la faccio più. Non potete capire, sto proprio con un'ansia estrema. Io lo sapevo che era pesante, lo sapevo. Non si può salvare. Perfetto, non c'è nemmeno bisogno di salvare perché ci fa andare direttamente il menu, quindi dovremo startare direttamente la notte 2. Ma oggi mi fermo. Spero di fermarmi per sempre su questo gioco perché è una cosa esagerata. Forse è il peggior gioco horror alla quale ho giocato finora. Peggior a livello di spaventi, però non confondetevi a livello di bellezza di gioco. Boogeyman viene superato da Dungeon Nightmares. Ragazzi, quindi giungiamo al termine. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Lo dovete lasciare per forza dopo questi spaventi che mi ha fatto prendere questo gioco bastardo. Commentate facendomi sapere se vi fa piacere un altro episodio, il continuo su questo gioco, vedendo se riusciamo a sopravvivere anche nella seconda notte. Ma io credo che moriremo prima, ma non nel gioco, ma nella realtà. Ditemi nei commenti che non volete che io continui questo gioco, fatemi questo favore. Quindi condividete il video se vi è piaciuto e ci vediamo in un prossimo episodio, se Dio ce la fa buona. Ciao!